Il principe Harry è nato principe nel 1984 dal principe e dalla principessa del Galles. Ma ora Harry non è più un reale senior che lavora, come è cambiato il suo titolo reale, il principe Harry e Meghan Markle hanno lasciato i loro ruoli reali nel 2020 per intraprendere una nuova vita insieme negli Stati Uniti. Dopo essersi convolata a nozze nel 2018, la coppia aveva rappresentato la regina alle funzioni ufficiali ed era considerata membro lavoratore della famiglia reale. Punto. La loro drammatica uscita dalla vita reale ha visto Harry perdere diversi patrocini reali ufficiali, così come alterazioni al modo in cui usa pubblicamente il suo titolo reale, quando Harry e Meghan hanno lasciato la famiglia reale. Il principe Harry e Meghan Markle hanno lanciato notizie bomba sul loro account Instagram Sussex Royal ormai defunto nel gennaio 2020. La coppia ha annunciato l'intenzione di dimettersi dalla carica di reali senior e di ritagliarsi un nuovo ruolo progressista all'interno di questa istituzione. Mentre i Sussex inizialmente speravano di sostenere la regina e lavorare per diventare finanziariamente indipendenti, il risultato di lunghe discussioni con la famiglia reale ha visto Meghan e Harry lasciare per sempre i loro doveri reali ufficiali. Buckingham Palace ha successivamente annunciato che Meghan e Harry non avrebbero ricevuto fondi pubblici per i doveri reali. Ne avrebbero rappresentato formalmente la regina in veste ufficiale. Dopo l'annuncio, la regina ha rilasciato una dichiarazione in cui affermava che dopo molti mesi di conversazioni e discussioni più recenti era contenta che insieme abbiamo trovato una strada costruttiva e solidale per mio nipote e la sua famiglia. Harry e Meghan sono tornati nel Regno Unito per completare il loro ultimo round di impegni reali nel marzo 2020. Dopo la fine dei loro doveri reali, i Sussex si trasferirono negli Stati Uniti e ora risiedono in California con il figlio Archie e la figlia Lilibet.